Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Pace e bene, amici, ben ritrovati. Oggi celebriamo la festa di Cristo, Re dell'Universo. È la domenica che chiude l'anno liturgico. La domenica prossima ripartiamo con l'Avvento in preparazione al Natale, sempre secondo il rito ambrosiano. Gesù si presenta come re, viene condotto davanti a Pilato. Il dialogo risulta essere un po' misterioso, incomprensibile, soprattutto noi che leggiamo il Vangelo a 2000 anni di distanza. Pilato interroga Gesù: «Ma tu sei il re dei Giudei?» Gesù dice: «Sì, io lo sono, però non come la pensi tu». E Pilato sapeva benissimo che Gesù Cristo non aveva intrapreso nessuna operazione o attività per scalzare l'autorità di Roma, perché altrimenti sarebbe venuto a saperlo tramite i suoi subalterni. Di fatto, che cosa succede? Qual è il retroscena di questo dialogo, dell'accusa da parte dei giudei di Gesù Cristo nei confronti davanti all'autorità dell'imperatore romano? E qual è il motivo per cui Pilato a un certo punto deve accogliere questo invito da parte dell'autorità del popolo ebraico a verificare, a sentenziare se Gesù fosse stato innocente oppure no? Di fatto Pilato aveva in mente una sua concezione di regalità, di autorità. Quello che il re è colui che detiene il potere, colui che ha il potere, che ha soldati, che ha forze, che ha ricchezza. Invece per l'autorità religiosa, i sacerdoti, gli scribi dei tempi di Cristo, attendevano un messia regale, quindi la concezione di un messia che comunque avrebbe restaurato il vecchio regno da Davide in poi costituito, che poi lentamente lungo la storia si era disfatto, distrutto. E poi c'era la corrente profetica più spiritualista, più spirituale, alla quale Gesù fa riferimento. Perché che cosa risponde Gesù a Pilato? «Sì, io sono re, ma non secondo quello che tu pensi. Io sono venuto a portare la verità. Il mio regno è un regno di verità». Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la congregazione, l'accorpamento, la costituzione di una comunità, di un regno, avviene tramite la conoscenza e l'accoglienza, l'accettazione della verità, tramite i liberi consensi. Il regno si costituisce attorno a dei valori, si radica su dei valori, qual è la verità, la via, la vita, la bontà, l'amicizia, l'amore. Questo è il regno che Gesù Cristo è venuto a portare, quindi non è un regno di questo mondo. La sua autorità viene dall'alto, lui viene dall'alto per costituire un regno di salvati, un regno di redenti e di credenti in lui che è la verità, che è la vita, che è l'amore. E questo il Signore lo fa in un modo totalmente diverso dalle nostre logiche. Muore in croce per la verità, si fa piccolo, si umilia, si annulla, non manifesta la sua potenza, che è l'onnipotenza di Dio,
ma si lascia schiacciare dalla piccola potenza umana. Così Gesù regna. E a 2000 anni di distanza siamo ancora qui a fare riferimento a Lui per tentare di entrare in questo regno. Pace e bene, amici, e buona domenica a tutti voi.